Buongiorno, sono Gabriele Zanardi, benvenuti a questo appuntamento web di formazione sui DSA. Ho il piacere di essere ospite della Mondadori e oggi farò con voi una presentazione circa i 10 passi per poter riconoscere, comprendere e valutare un disturbo specifico dell'apprendimento in classe. Sono uno psicologo, uno psicoterapeuta e un neuropsicologo, sono professore a contratto presso l'Università degli Studi di Pavia e mi occupo dal 1998 di disturbi specifici dell'apprendimento. La lezione di oggi vuole porre l'attenzione fondamentalmente su quali possono essere quelle caratteristiche utili per un docente nel valutare gli aspetti comportamentali in ambito didattico dei disturbi specifici dell'apprendimento, in particolare quali possono essere quelle caratteristiche che tornano utili alla definizione di un progetto didattico personalizzato. Questa diapositiva vi offre la possibilità di valutare già due aspetti che ritengo molto interessanti. In alto a destra potete osservare un comportamento tipico di un bambino disgrafico, infatti vedete questa è una produzione libera di un bambino su suggerimento di tema e come potete osservare esistono alcuni aspetti caratteristici della disgrafia. Questo esempio è molto eclatante, nel senso che credo che chiunque di noi abbia a che fare con i disturbi specifici dell'apprendimento possa riscontrare questo tipo di alterazione. A sinistra potete osservare un esempio molto semplice, molto banale, di quelle che vengono definite le mappe concettuali, ovvero dei tentativi compensativi che vengono messi in atto per garantire ai nostri alunni una corretta capacità di comprensione e di apprendimento. Ed è proprio da qui che vorrei soffermarmi, prendendo ad esempio alcuni spunti che la legge, cioè la normativa, che è la numero 170 del 2010, ci presenta. Innanzitutto, come potete osservare, la legge 170 ci offre quattro indicazioni specifiche per il riconoscimento di un DSA, ovvero dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Ma ancor più interessante rimane la definizione che possiamo trovare verso fine di questo capoverso, ovvero queste quattro disfunzioni devono essere riconosciute solo e solo se non esistono alterazioni di ordine cognitivo che possono essere fatte risalire a patologie di tipo neurologico piuttosto che altre alterazioni sensoriali. Ergo, la legge ci dice che se siamo in presenza di un ritardo mentale dobbiamo fare riferimento alla legge 104, quindi altro tipo di categoria, mentre i disturbi specifici dell'apprendimento possono essere riconosciuti solo a normale capacità cognitiva. Perché questo è importante? Perché ovviamente il nostro, scusate se condivido con voi questo aspetto, dovere è quello di garantire il diritto all'istruzione, cioè ovvero permettere ai nostri soggetti di avere la stessa possibilità di sviluppare il proprio potenziale in ambito scolastico, sociale e soprattutto professionale. Perché questo? Perché i disturbi specifici dell'apprendimento rappresentano una alterazione delle capacità cognitive dei nostri soggetti. E questa alterazione non fa altro che presentare dei bambini, degli alunni che presentano difficoltà nelle normali funzioni educative e di apprendimento. Non per niente la legge nell'articolo 5 ci suggerisce, ad esempio, l'utilizzo di metodi dispensativi e compensativi che possono essere utilizzati in presenza di certificazione per aiutare e facilitare le capacità di apprendimento. Quindi, in buona sintesi, abbiamo un cervello che funziona normalmente, abbiamo un rallentamento di alcune capacità e abbiamo degli strumenti che possono aiutare queste capacità ad essere stimolate, sollecitate. Perché mi permetto di dire questa affermazione un po' forte? Perché abbiamo degli studi in letteratura che presentano dei modelli neurobiologici che ci fanno vedere, come in questa diapositiva credo si veda abbastanza bene, che esistono dei circuiti corticali che soggiacciono a determinate funzioni, come ad esempio le capacità linguistiche, a Brocaria di Wernicke, piuttosto che alle capacità numeriche. Quindi vuol dire che nel nostro cervello esistono delle aree neuroanatomiche e neurofunzionali che sono predisposte a quel tipo di comportamenti che sono la base delle capacità di apprendimento, come l'ascolto di parole, la vista di parole, via dicendo. Ma allora che cosa succede nel cervello, nella struttura neurobiologica di un bambino con DSA? Sicuramente uno di questi modelli viene alterato, soprattutto rallentato, ovvero i nostri soggetti hanno le corrette strutturazioni, ma ad esempio hanno un rallentamento nella conversione grafemica fonologica, cioè
riconoscono la lettera K, ad esempio, ma non riescono ad esprimere correttamente il suono e non riescono a legare suoni in parole, quindi sillabiche, bisillabiche, trisillabiche. Questo ci porta a fare una considerazione molto importante, cioè esistono dei sistemi neurobiologici e comportamentali che ci possono dire che il fenomeno che noi osserviamo come disfunzionale può essere fatto risalire a un determinato modello e su questo modello il nostro intervento può essere efficace. Da qui è importante quindi immaginare come l'insegnante in particolare possa riconoscere quali sono le caratteristiche di questi soggetti per poi fare che cosa? Un intervento efficace e immediato. L'intervento efficace prevede che cosa? L'analisi di quali sono quegli aspetti dei processi di apprendimento che vengono ad essere alterati. Qui in questa diapositiva vi presento, vi offro i tre classici processi di apprendimento che vengono riconosciuti a livello internazionale, cioè la memoria, l'immagazzinamento, il recupero delle informazioni, ma soprattutto i processi di ordine di controllo, cioè le cosiddette capacità metacognitive. Perché? Perché tutti noi sappiamo che una volta che i nostri alunni imparano una sequenza numerica o ad esempio l'elenco delle lettere, devono poi costruire delle strategie efficaci per completare la propria fase di apprendimento, come ad esempio la lettura. Quindi ci troviamo di fronte a due tipi di apprendimento, un apprendimento concettuale che può essere fatto risalire a un apprendimento di tipo bibliografico e un apprendimento di tipo automatico, ovvero la lettura è un procedimento di tipo automatico. Io inizialmente, in un bambino di prima elementare, avrò un lettore letter by letter, cioè lettera per lettera, andando avanti con la sua evoluzione, quindi con l'allenamento, non farà altro che non leggere più in una maniera segmentale, ma comprendere la parola nella sua forma visopercettiva e quindi automatica. Che cosa c'entra questo con i 10 passi per riconoscere un DSA? Sicuramente perché non dobbiamo confondere aree diverse. Il bambino che presenta un disturbo specifico dell'apprendimento non deve avere un disturbo affettivo, un ritardo mentale, un deficit sensoriale e uno svantaggio di tipo socioculturale, ambiti che vengono recentemente inclusi in una normativa, anche se non è questo il luogo e il momento per parlarne, che parla di bisogni specifici, i famosi BES. Partendo da questa valutazione, però, possiamo vedere che nel riscontro quotidiano noi abbiamo dei chiari esempi di alterazione che i nostri soggetti DSA presentano, come l'elaborazione linguistica, i disturbi dell'attenzione. I bambini sono sicuramente molto più distraibili e irrequieti dei bambini non DSA, coordinazione visomotoria, molto spesso gli insegnanti e i genitori mi parlano di bambini goffi, difficoltà nell'orientamento visospaziale, ad esempio, deficit nell'espressione orale, immagazzinamento, recupero e nella lettura e scrittura. Nello specifico però dobbiamo ricostruire quegli aspetti disfunzionali che abbiamo precedentemente evidenziato, quindi dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. Che cos'è la dislessia? È quando un bambino di fatto ha un rallentamento nella capacità di automatizzazione nella lettura della parola scritta. Permettetemi di farmi un esempio. Vi chiedo, e farò passare circa 10 secondi, 20 secondi, di leggere ad alta voce lo scritto che vi sto per presentare. Ok, questo testo, che molti di voi avranno riconosciuto nella parte, diciamo, qui più corposa, nel Piccolo Principe, un pezzo del Piccolo Principe, è stato modificato inserendo tutti gli errori tipici del bambino dislessico. Voi avete sicuramente avuto due tipi di performance, o avete letto in una maniera molto lenta per decodificare tutte le lettere che sono state poste in una maniera scorretta, oppure avete letto molto veloci ma non avete compreso il significato del testo. Questo è molto interessante perché immaginate che il bambino dislessico fa quotidianamente questo tipo di sforzo. Ad esempio, andrò avanti e poi tornerò indietro con la presentazione. Le difficoltà di tipo dislessico presentano alterazioni di ordine fonologico, ad esempio la confusione di segni come la P e la B, che hanno strutture percettive simili ma possono essere invertite, le possiamo ritrovare in questo esempio. Questo è quanti di voi, vedete che vi è un'alterazione della struttura della D che diventa P.
Guardate questo leggere che è stato segmentato in una maniera scorretta, per cui la L viene identificata con la parola prossemica e questo bue sta per, in realtà è una Q invertita, questo per, e vi è un'alterazione di tutto il significato. Allora, che cosa possiamo osservare? Bambino dislessico presenta difficoltà di ordine fonologico, confusioni, omissioni, alterazioni, quindi la sua lettura diventa lenta, molti bambini utilizzano gli intercalari come una E prolungata mentre leggono. Le difficoltà non sono solo di ordine fonologico, ma sono anche lessicali e ortografiche, ovvero come le separazioni illegali. Insieme viene spaccato e diventa in. Insieme e all'interno di un contesto può dare indicazioni di comprensione completamente diverse, come le separazioni, nello stesso modo le fusioni illegali, piuttosto che scambio di grafemi omofoni o omissioni di H. Chiedo di prestare particolare attenzione a questo esempio che è molto interessante, che è un test di ordine sperimentale fatto su bambini, dove vengono inserite delle lenti a contatto che rifrangono un cursore di tipo laser e noi abbiamo la possibilità di osservare lo shifting oculare dei bambini nella lettura di queste quattro righe. Questa parte fa capo a un bambino non DSA e vedete che nella fase di lettura il bambino fa uno scanning di quattro righe con 19 punti di fissazione. Guardate un bambino DSA quante volte impiega con punti di fissazione, cioè quasi tre volte tanto, 57 punti di fissazione. Questo sta a significare che il bambino, per la paura o per la comprensione o per l'alterazione della conversione grafema-fonema, lavora tre volte di più, quindi immaginate nella comprensione di un testo. Parimenti possiamo osservare simili alterazioni nella disgrafia evolutiva, ovvero un'alterazione di tipo motorio che impedisce o altera la cosiddetta forma grafica, cioè la realizzazione grafica, sia nelle sue componenti strutturali come dimensione e allocazione, sia nella rappresentazione spaziale. Esempi molto chiari sono gli spazi irregolari, dove questa badava, vedete che c'è un'alterazione della gambetta, per cui il significato non è più chiaro. Questo è un tratto dalla prima immagine che vi ho fatto vedere, la fluttuazione, la fusione delle lettere, oppure addirittura l'inclinazione. Se voi avete soggetti DSA nella vostra classe con una disgrafia, credo che queste cose vi siano sufficientemente note. Notate che l'alterazione porta anche a alterazioni di tipo posturale, come impugnare la pressione della penna, della matita, piuttosto che i tremori, ma vorrei che prestasse attenzione a questo tipo di confusione letteraria, cioè questo rubava diventa rulava, e quindi immaginate nella comprensione di un testo quali possono essere le alterazioni che i bambini presentano. Similmente la disgrafia, anche la disortografia evolutiva presenta una alterazione o una comprensione incompleta dello scrivere in una forma automatizzata e se potete osservare vi sono delle alterazioni che sono molto simili, ad esempio quelle della dislessia e della disgrafia, come ad esempio errori fonologici o di tipo non fonologico. La discalculia evolutiva, a cui sono molto legato perché è sempre stata considerata una disfunzione di serie B, ma in realtà ha delle caratteristiche molto interessanti e fa capo a un modello che si chiama il modello di McCloskey, presenta la incapacità del bambino di svolgere funzioni aritmetiche. Vi chiedo ancora una volta attenzione perché ci sono dei dati che ritornano. Guardate questo errore di base lessicale. Il bambino confonde la parola, pardon, il numero 4 con il numero 7, perché semplicemente altera parte della sua forma grafica, quindi alterando questa congiunzione angolare, il 4 torna molto simile al 7, quindi vi è una confusione. Le confusioni poi diventano di tipo anche sintattico, pardon, è andato avanti da solo, abbiate pazienza. Vi è un'alterazione di funzioni di tipo aritmetiche, i soggetti confondono in rotazione i segni aritmetici. 3 più 3, 9 vuol dire che per il bambino DSA vi è stata una rotazione del più come per, oppure contrariamente la rotazione del per in più 5 più 2, 7 e via dicendo. Guardate questo esempio che secondo me è rappresentativo della comprensione che un docente dovrebbe avere del fenomeno. Io ho un'operazione di sottrazione, 84 meno 67 uguale 20. Ovviamente in questa fase qualsiasi docente dice ragazzo mio, l'operazione è sbagliata. Se noi osserviamo attentamente, memori delle alterazioni lessicali precedenti, ci possiamo accorgere che cosa? Che semplicemente il bambino discalculico non ha compreso
la forma grafica di 4, l'ha confusa con la forma grafica di 7 e quindi ha eseguito una sottrazione in maniera coerente, perché nella sua interpretazione del dato 87 meno 67 effettivamente fa 20. E che cosa abbiamo scoperto? Che nel bambino discalculico in questo caso non c'è un'alterazione della comprensione dell'operazione matematica in sé. Cioè non sa fare una sottrazione a due cifre, semplicemente ha avuto un errore di tipo lessicale. Che cosa dobbiamo fare quindi per riconoscere i DSA, per porvi particolare attenzione? Sicuramente il primo punto è la lentezza operativa e procedurale, cioè esistono compiti dove i bambini presentano una anormale lentezza nella produzione del tipo di compito che la classe di solito svolge. Il secondo punto a cui sono molto legato è il discorso dell'attenzione. Sappiamo tutti molto bene che i nostri bambini, alunni, ma anche i miei studenti universitari, dopo 38 minuti di attenzione cominciano a perdere i cosiddetti colpi, ma vi è un'attenzione selettiva e sostenuta, cioè la capacità di mantenere l'attenzione per un certo periodo e dividere l'attenzione su compiti paralleli, che nei bambini DSA diventa veramente molto fragile. Questo spiega alterazioni comportamentali come costanti richieste di uscire, la distraibilità, il fatto che ogni tanto si mettono a giochicchiare o scarabocchiare. Ovviamente gli errori ortografici, punto 3, diventano molto frequenti al netto delle costanti spiegazioni che l'insegnante e il genitore danno. Il punto 4 ricalca un punto precedente perché? Perché diventa la traslazione di un'alterazione di ordine cognitivo in un ambito comportamentale, le continue richieste di spiegazioni. Il punto 5 di solito è quello più interferente, nel senso che vi è una alterazione di comprensione della memoria. Non sempre ciò che a noi sembra una difficoltà di memorizzazione in realtà è un problema di memorizzazione, ma potrebbe essere semplicemente un problema attentivo, cioè non ho prestato attenzione sufficiente per sedimentare il materiale acquisito. Riduzione del vocabolario, vi è una bellissima ricerca in letteratura anglosassone che dimostra come a parità di livello di dislessia i bambini dislessici con genitori che leggevano fiabe hanno un vocabolario molto più ampio rispetto ai bambini dislessici con genitori che non leggevano fiabe, ma questa riduzione del vocabolario porta a costruzioni di periodi molto brevi, a una riduzione dell'utilizzo di parole e all'aumento dell'utilizzo delle parole cosiddette di alta frequenza d'uso, cioè quelle più note e più comprese. Alterazione del tratto della motilità fine, ovvero la famosa scrittura del medico, dovrebbe far pensare a un'alterazione di tipo disgrafico, mentre la disorganizzazione spaziale diffusa permette di capire una estesa alterazione dei tratti comportamentali, ad esempio l'inversione destra-sinistra. Gli ultimi due aspetti sono molto interessanti perché richiamano i principi cardine dei metodi compensativi e dispensativi, infatti vi è un'alterazione dei processi temporali, i bambini di solito con DSA chiedono molto più tempo per poter esaminare il materiale didattico e per poterlo interpretare e sicuramente a cascata il processo di alterazione psicologica porta a un ritiro sociale, a una disistima, a un abbassamento dell'autostima e una tendenza dell'evitamento e della frustrazione. Vi ho messo questa diapositiva che è semplicemente una sintesi della sintesi, per cui noi possiamo vedere a colpo d'occhio che un vocabolario povero, con un elevato numero di errori di ortografia, un'incapacità nell'apprendere spiegazioni e una inefficace, diciamo così, validità della spiegazione a lungo termine dell'allenamento dovrebbe far pensare, a conservazione della funzione cognitiva, che c'è un sensato dubbio della presenza di un disturbo di tipo DSA. Sarebbe molto interessante, e di solito io lo propongo sempre, il fatto che i bambini possano entrare in classe primaria avendo già uno screening effettuato molto semplice, questa ne è un'esemplificazione, fatta dalla scuola materna o di infanzia, ovvero questo fenomeno potrebbe avere già uno strascico temporale arcaico, cioè già in scuola primaria, pardon, in scuola materna e di infanzia potrebbero essere evidenti delle disfunzioni che possono interessare gli insegnanti della scuola primaria, perché sulla base della diapositiva precedente potete osservare che possiamo analizzare tutte le alterazioni di tipo didattico che noi osserviamo nei bambini di DSA, difficoltà a usare vocabolario, le tabelline, memorizzare, di attenzione, confusione e sostituzione di lettere.
come se ci fosse una radice comune a questo tipo di alterazione. È ovvio che per avere una capacità di sintesi è sempre meglio avere un modello in mente. Questo è un modello più classico che ci dà una sorta di guida, di traccia su come indirizzare la nostra attenzione, e vedete che di fatto noi dovremmo continuamente farci delle domande. Io parlo sempre di ricerca intervento, ovvero avere in mente un metodo per cercare eventuali segni interessanti per poi costruire un percorso che sia efficace. Il percorso che vi presenterò nel prossimo incontro via web, che credo sia mercoledì prossimo, 16, che parlerà appunto del piano didattico personalizzato, il PDP, vi offre uno spunto per vedere come il nostro ruolo di educatori e di formatori debba essere analizzare il dubbio che il DSA sia presente nel comportamento dei nostri alunni. Questo dubbio ci deve portare a un'esplorazione di tutte quelle alterazioni che precedentemente vi ho fatto vedere, per poi costruire in collaborazione con il dirigente scolastico e in collaborazione fondamentale con la famiglia, infatti vedete che se la famiglia non collabora tutto il percorso viene ad essere interrotto, deve portare alla costruzione di una rete, a quella che viene definita una didattica inclusiva. E io ho finito, vi lascio la possibilità di fare domande per circa una decina di minuti, vi ringrazio dell'attenzione, spero di essere stato sufficientemente chiaro e aver soddisfatto le vostre richieste, e mi rendo ovviamente disponibile per domande che vengono moderate dalla nostra moderatrice interna. Grazie. Ok, mi hanno girato alcune domande e quindi vorrei rispondere alla prima domanda che mi è stata posta da Elisa da Milano, che dice: ci sono bambini a cui viene diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento già verso la fine della prima elementare. È una diagnosi affidabile? Ma la risposta è molto semplice, nel senso che parliamo di disturbi specifici dell'apprendimento perché siamo in una fase di apprendimento. Quindi fare una diagnosi in età prescolare non ha significato, nel senso che il bambino non è all'interno di una fase di apprendimento didattico congrua. Il fatto di fare una diagnosi in prima elementare, dal mio punto di vista, è un problema, perché non tutti i bambini hanno uno sviluppo fisiologico diciamo così parametrizzato, cioè non c'è una media di prestazioni che il bambino deve assolutamente avere per entrare in prima elementare. Dall'esperienza clinica, ma anche da alcune valutazioni delle ricerche, si dice fondamentalmente che il periodo migliore per una diagnosi in presenza di alcuni dati sensibili è tra la seconda e la terza elementare. Questo sembra essere il periodo finestra molto più efficace. Vedo che c'è una. Ecco, questa mi sembra una domanda interessante. Perché memoria gruviera? Perché le alterazioni di memoria non presentano quadri specifici, cioè nel senso che le alterazioni dei processi mnesici sono a livello di tipo associativo, il bambino fa difficoltà nel associare determinati contenuti, non so, ad esempio, se io ti dico una parola, tu cerca tutte le parole ad essa associata, possono esserci delle parole di ordine fonologico, tutte le parole che iniziano con la lettera F, oppure delle associazioni di ordine semantico, vicino a tavolo quale parola metteresti, sedia piuttosto che lampadario, piuttosto che. Memoria gruviera vuol dire che non c'è un'omogeneità di alterazione del profilo mnesico, ma abbiamo un'alterazione di quadri di memoria, di memorizzazione, che sono a buchi, cioè a gruviera, alcune volte nelle fasi di codifica semantica, alcune volte nelle fasi di codifica fonologica, quindi c'è un'eterogeneità di alterazione di tipo mnesico, ad esempio. Vedo che c'è un'altra domanda. Federica da Milano chiede: il piano personalizzato deve essere compilato a partire dalla diagnosi? Serve lo specialista? Allora, ricordo che la normativa in essere dice esplicitamente che tutti i servizi devono dotarsi di referenti DSA. Quindi ci sono delle organizzazioni molto chiare tra la dirigenza e i responsabili DSA che devono produrre all'interno del servizio tutti quei passaggi formali per poter accettare la diagnosi DSA. In Regione Lombardia, in particolar modo, è stata aperta una
iscrizione di centri che sono stati considerati idonei alla certificazione. La certificazione Lombardia deve essere come dire, a triplice firma, neuropsichiatra infantile, psicologo, neuropsicologo e un logopedista. Questo tipo di diagnosi deve dare tutti i parametri normativi attraverso i quali si dice che il bambino è fuori dal range rispetto ai test valutati e quali devono essere le indicazioni compensative e dispensative che i docenti, il servizio, devono applicare nella didattica quotidiana. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che il piano didattico deve essere di fatto costruito sulla diagnosi, perché la diagnosi deve dare delle indicazioni specifiche su quali sono le alterazioni che il soggetto presenta. Se il ragazzo o l'alunno presenta alterazioni di tipo attentivo, è ovvio che il metodo compensativo e dispensativo possa essere l'aumentare il tempo di somministrazione di un test, ad esempio. Vedo che c'è una richiesta di Paolo che mi chiede dei BES. Con il calderone dei BES non si rischia di dare un'etichetta scomoda ai nostri alunni solo giustificativa di comportamento al di fuori delle regole che crea disorientamento nelle famiglie e negli stessi allievi? Guardi, io credo che la definizione di BES sia un problema di ordine inizialmente metodologico. Se lei va a vedere la recente normativa, all'interno dei BES vengono messi sia i bambini con ADHD e i bambini che hanno problematiche psicologiche di tipo separativo. Sicuramente si crea una grande confusione, almeno in quest'ambito. Credo che il nostro intervento debba essere costruire un metodo di approccio all'alunno. Io sono convinto che non si possa dire che tutti gli alunni sono uguali e che si possa, diciamo così, utilizzare lo stesso criterio per tutti. I BES dovrebbero sviluppare quello che credo tutti voi facciate già, cioè andare ad evidenziare quali sono le alterazioni che il singolo alunno presenta durante il progetto didattico e cercare di dare delle risposte alle loro disfunzionalità. Mi lascia perplessa l'etichetta e quindi l'inserimento di una eterogeneità di manifestazioni all'interno della stessa categoria. Devo dire che credo sia solo un aspetto di tipo formale, pubblico, ma credo che sia semplicemente un tentativo di dare una normalizzazione a quello che di fatto già facciamo. C'è un'altra domanda che chiede, aspettate, esiste un modo per fare test e screening a scuola con il consenso della famiglia? Dal mio punto di vista sconsiglio qualsiasi tipo di intervento non specialistico, nel senso che voi facendo un qualsiasi tipo di screening, ad esempio so che molti docenti utilizzano alcune parti delle prove MT di Cornoldi, Cesare Cornoldi di Padova, il rischio qual è? È che il docente si trova in una posizione a rischio perché non è lo specialista che può fare diagnosi. Quindi il rischio è che voi affrontiate un tentativo diagnostico senza poter esprimere determinati poteri. Vi ricordo che tutti i test, per essere validi, devono avere una parametrizzazione di riferimento, ovvero devono avere dei punteggi medi, delle deviazioni standard, che ci possono dire se e quanto il soggetto non è considerabile all'interno del cosiddetto profilo normativo. C'è un'altra domanda da Venezia. Difficoltà di lettura possono essere superate nella matematica da mappe o schemi fatti dall'insegnante o dallo studente stesso, che è la seguente. Allora, ovviamente i disturbi che fanno capo alla discalculia non possono essere fatti, diciamo così, ricadere su una difficoltà nella comprensione del testo, ad esempio, di un problema. Lo schema, quindi le mappe concettuali, dovrebbero facilitare lo studente nella comprensione di quelle che sono le strutture metacognitive, quindi analogiche, nel processamento di un'operazione, ma la discalculia dovrebbe essere semplicemente l'alterazione delle funzioni cosiddette aritmetiche. Vi faccio un esempio che non è sulla discalculia, ma è sulla dislessia. Il bambino dislessico messo di fronte a un metronomo che spero si senta l'audio, il tecnico mi garantisce che si senta l'audio,
se voi date un ritmo di 60-80 battute al minuto a un dislessico leggerà benissimo, perché voi sapete che la lettura dovrebbe variare dai 120 alle 180 battute al minuto. Se noi diamo 60-80 battute al minuto, il bambino ha tempo di leggere. Nella discalculia che cosa si fa? C'è un compito molto interessante che io ho, diciamo così, soprannominato Io Robot, dal famoso romanzo di Asimov, dove il bambino con la certificazione di discalculia rimane seduto al posto, chiede ad un compagno di andare alla lavagna e al compagno alla lavagna dice, dà degli ordini su come fare quell'operazione. Il bambino discalculico, che ad esempio in classe primaria, per esempio in classe secondaria, presenta alterazioni di incolonnamento, dirà semplicemente al suo compagno cosa deve fare, ma il compagno non avrà un'alterazione di incolonnamento e quindi eseguirà correttamente il compito. Questo permette al docente di comprendere, di analizzare come il bambino con la discalculia abbia ben chiaro qual è il processamento di ordine matematico, ma sbaglia perché ha uno degli aspetti funzionali del modello di McCloskey che vengono alterati. Ilaria da Salerno chiede come si riesce ad aiutare un bambino con DSA tramite i mezzi informatici, qual è l'approccio più giusto, pubblico. Rispondo dicendo che l'approccio più giusto non esiste, nel senso che il mezzo informatico è un mezzo molto interessante perché, come il calcolatore negli scalculici o negli ebook che si autoleggono nei ragazzi con dislessia, facilita il compito. Su questo aspetto io ho una mia particolare propensione che dice: noi dobbiamo somministrare i mezzi compensativi e dispensativi anche attraverso la digitalizzazione degli strumenti, perché ce lo chiede la legge, perché facilita i nostri alunni e perché funziona. A un certo punto però l'insegnante, in accordo con l'alunno e con la famiglia, dovrebbe esporre il soggetto a una piccola frustrazione pilotata, la chiamo così, cioè: se io do il mezzo compensativo digitale, il mezzo compensativo si sostituisce alla funzione che il bambino dovrebbe apprendere. In realtà il fatto di chiedere a un nostro alunno, su 10 prove te ne faccio fare 8 col metodo compensativo digitale e 2 senza, e le verifico, le valuto, le giudico in una maniera diversa, ad esempio nella votazione, nella comprensione e in tutto quello che voi potete immaginare, permetto al soggetto di riprendere un certo livello di automatismo. Perché ricordatevi, nelle diapositive noi abbiamo parlato di una difficoltà nell'automatizzazione. Non possiamo far sostituire al mezzo digitale